Ya mia, guadagniamo il pane, noi teniamo i rori di male, e sappiamo guadagnare. Ya mia, e facciamo il prezzo, sotto la città di Rosmoc e tu stress, noi siamo furbi che sanno fa fes. Siamo nato con tuoi destini. Amici di Pupia, siamo nel backstage di Nino D'Angelo. Sentiamo un po' il parere di alcune fan. Allora, forza Nino D'Angelo stasera. Forzissima Nino D'Angelo sempre. Da quale paese venite? Pozzuoli. Lo seguite sempre allora? Sono 35 anni, pensa un po'. Ho 46 anni, ne tenevo 12, 13. Mi fai una canzone a cappella? Che canzone? Perché tutte quante sono... L'ultima, Yamia. Guadagniamo su pan, si stiamo insieme, potemmi lontano. Comunque ci stanno pure i miei figli con me, pensa un po'. Allora, che puoi sapere? Come continua la canzone? Meridionale, ma c'è il tempo che ne mai più posso. Siamo buono, siamo male, siamo a mangiare, siamo a mangiare. Avanti il cuore e a speranza e partì. E dammi chiamare, si stiamo insieme, potrebbe lontane. Un saluto a tutti, ciao! Ciao Pupia! Ciao Pupia! Ciao Pupia! Ciao Pupia! Ciao amici di Pupia, forza Nino, grande Nino! Ciao Pupia, sempre forza Nino D'Angelo! Ciao Pupia, ascoltate qualcosa di Nino, se non lo conoscete non lo snobbate mai, perché Nino è musica, Nino è poesia, Nino è... Nino è Napoli! Siamo stati in Sicilia, in Calabria, in Basilicata, in Puglia, dappertutto. Signora, per lei cos'è Nino? Arte, poesia, tutto. E spettacolo anche. Vita. La mascotte del gruppo di Nino. Allora, che canzone preferisci? Chiara. Come fa? Ci sciga prima maghina per fare ginnastica. Ad alta. Ad alta voce, lo stereo, chi piace la musica. Ci saluti amici di Pupia. Sì. E ci cresce con Panamare, è in italiano straniero. Se ha giustizia se lava in mano. Sono due bianche bandiere, e chi mai può pensare di male, nasce piccioli. Pupia ti muore, nessuno ti vuole più. Abbasso D'Alessio. Qui con Giuseppe Barbato, membro del comitato dei festeggiamenti in onore di Sant'Eufemia. Peppe, come si fa ogni anno a mescolare il sacro con il profano e ad avere un'adesione di pubblico per la festa di Sant'Eufemia? La festa di Sant'Eufemia è stata sempre molto sentita nella popolazione di Carinaro. Io posso parlare con uno scorcio di storia perché sono 20 anni che faccio parte del comitato dei solenni festeggiamenti patronali. Si evince anche dalla mia voce, infatti sono rauco perché in questi giorni abbiamo molto parlato, conversato con i nostri cittadini. La gente, come si fa, diceva, ad avere successo? Vuole tutto, Carinaro vuole la musica, vuole l'illuminazione, le cosiddette luminari, vuole i fuochi, vuole il concerto, e stasera nella prova la testimonianza con la venuta di Nino D'Angelo. Addirittura facevo poco fa una passeggiata tra il pubblico, gente da Ercolano, Pozzuolo, Rocca Rainola, insomma Vesuviana. Possiamo dire che Carinaro per una sera diventerà il fulcro della regione. Aspettando Nino abbiamo saputo che il comitato raccoglie dei fondi con una lotteria. Come procede la raccolta dei fondi? No, il comitato non è che raccoglie dei fondi, il comitato dei fondi già li ha raccolti. C'è una lotteria in atto messa in piedi dal parroco che servirà per il rifacimento di tutti gli arredi della chiesa parrocchiale, per la sala della riconciliazione e in più per la sacrestia. Quindi tutto un movimento di rinnovamento degli arredi parrocchiali. E questi arredi giustamente vanno suffragati dal sostegno della popolazione. E si è pensato di fare questa lotteria mettendo in ballo una forte fiesta. Vi devo dire che sono stati fatti numerosi i blocchetti e il frutto di questa lotteria ha portato che stasera parecchi che sono stati non venduti li stiamo vendendo, quindi diciamo abbiamo fatto veramente il sacro e il profano, però in senso buono.
diciamo, erano anni che non avvenisse una così, una manifestazione così bella e importante. Dalle stime che ci hanno portato gli amministratori, gli organizzatori del tour, praticamente parlano di circa di 30.000 persone stasera qui in piazza a Carinato. Beh, per noi avere qui 30.000 persone è un grande successo, cioè significa in effetti che al di là dei problemi nazionali che stiamo vivendo, al di là dei problemi delle guerre, prima di tutto, voglio dire, la musica fa unione, la musica unisce, la musica aggrega. Ecco, il Comitato Festeggiamenti di Sant'Eufemia ha voluto quest'anno fare una festa un po' diversa rispetto al passato, dando importanza alla musica, tant'è vero che il programma è pieno di attività musicale, e a quella che è la cultura e la tradizione, non è, al di là di tutto ciò, praticamente a quella che è poi la fede e quella che è la parte religiosa. Ecco, stasera per noi del comitato che abbiamo fatto in questi giorni tanto di quei sacrifici, ecco, ci sentiamo così soddisfatti. Veramente Carinaro, dopo tanti anni di difficoltà, questa sera ha dato una risposta enorme. I cittadini per la questa dei giorni passati hanno dato veramente un grande apporto economico affinché il tutto si potesse svolgere. Alla fine null'altro da aggiungere, sono i fatti che diranno tutto.